Stamattina, occhio. Buongiorno, buongiorno. Stamattina, occhio pecoro. Super pecorizzato, ma ci alziamo. Un semidramma perché non ho lo schiso spremuta. Ma non depecorizza come lo schiso, però. Vedi? No. Vabbè. Sta pieno anche stamattina, raga. Incredibile. Stamattina. Coccodrillo car. Let's go. Che bella, ragazzi. Devo portarla a fare una roba, nulla di preoccupante. Sound check sulla coccodrillo car. Pieno di Spirito Santo, fissando in gloria di Dio e Gesù di Dio, e disse: ma noi siamo carichi uguali, carichi di preghiere. Sta pieno di preghiere sulla coccodrillo car. Ma si va, voi siete carichi stamattina o no? Senza. Insieme contro di lui anche il microfono lo proprio della trasciranno discoteca. fuori dalla città. Lo schiso, bella in mezzo alla foresta, si mimetizza, guarda, guarda che spettacolo, con gli uccellini che cantano. Apriti punto, sa. Ma perché? Perché ti affanculo? Un'altra volta, vaffanculo! Oh, adesso sì. Cosa fa nonno Faustino quando si sveglia? I cazzi suoi! Oh, non mi pare perché già stavi dalla finestra. No, io mi fo i cazzi miei! Poi andiamo a vedere dalla finestra che c'è Ma stato. tu dalla finestra ci puoi quanto pare, ma io mi fo i cazzi miei! Ma che c'è stato dalla finestra? E che ne so? Poi andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Ma No! no! Vabbè! No! Vabbè! Sta pieno! Sta pieno! Ma sta pieno di che? Sta pieno di figa! Oh, bravo, così bello, intenso, arriva bello alla gente. Sta Sta pieno pieno, di che? pieno di figa! Ma stamattina sei carico, eh? Ma che scherzi! Oggi pomeriggio andremo a fare una bella cosa. Eh? Andremo a fare proprio una bella cosa, lo shooting! No, Sì. non fai rotti. Uno, shooting. Shooping. Shooting. Shooping. No, shu, così shu. Oh, te sciacco, dico io che. Tipo Ciao, te, vai, come te vai, vai, va. sciacco, shu. Di shooting. Shoo. Ping. No, ping come ping pong, invece shooting, no shooting ping. Oh, te levo di Guarda coglione. come ride, come Beh, se la ride sempre sto bel coccodrillone, basta che se la te ne vedi. ride, oh. Ma lui è contento perché quando mi vede gli viene il sorriso, perché comunque sì, Ma anche quanto vero, ma se fa male. se si sveglia che c'ha dei momenti un po' così, vede da me, se riabilita tutto, tutto bello frizzantino col sottopalle, attenzione, pressione, poccina, oggi ne Perché te la dona zampati con io un po', voglio. No, quelli no, ah, quelli servono. e allora, Nelso, Vabbè, te li dico io, ci devo fare la pipì. vattene, Va bene, ah. oggi lo teniamo un po' tranquillo il coccodrillo. Fa! Ho la piscia! Fa! Fa! Ho la piscia! Fa! Fa! Fausto! Ho la piscia! Fa! Rumore abbastanza familiare. Eccolo, il busterillo. Che bello. Sentite come ruggisce. Quei coccodrilli vi dico una cosa.
posso sembrare un po' matto perché a 33 anni ancora gira con lo scooter ogni tanto colorato da coccodrillo, sì, ci può sta, ma io, a me piace divertirmi, a me piace il divertimento, mi piace sorridere, mi piace sta bene. E anche se adesso dicono parola positivo, non vuole niente, siate sempre positivi, raga, sempre positivi e sempre con un bel sorriso stampato in faccia, perché fa la differenza, ricordatevelo sempre, fa la differenza, sempre sorridenti. E vi possono criticare, c'è tanta gente che, vabbè, lasciamo sta, ma quando tu c'hai un sorriso così in faccia, proprio gli mangi sopra 12 volte, 12 volte gli mangi sopra, no una, 12, quindi belli carichi, avete degli obiettivi in testa, raga, combattete sempre, sempre, anche se vi criticano e vi vogliono mandare giù, voi arianate ancora più su, perché è così che si vede il carisma e la voglia di fare una persona, quindi io sono con voi, forza! Vedi lì, è olio, vedi un po'. È antisismico. Ci buttalo via. Guarda uno. Io sto a guardare che guarda. Sta stronza è buttata qui, ha buttato via il tappo della uno. Lattina. Guarda. Fermati, no, mai. No. Oh, mi fa incazzare, Ma è l'olio. Ti do la zambata fatta per mezza. No. Allora fermati. Ma è olio, ma no. Quando sto a fare sti lavori, sta fermo. Quando fa sti lavori, fermi tutti. 50 grammi di riso? Guarda il formaggio. 50 grammi di riso, troppo ne vieni. Con tutti questi formaggi, tutta sta... Ma io veramente, ma come mai? Veramente che ne senza cucinare, fa niente. Beh, ma cammina, ma roba di cuore. Si muove una sedia, mannaggia. Sentiste? Anche se tocca cucini con le mani, comincia a fare Dio, è vero? Metti che? Dov'è? Dov'è? Era un dissing sull'apparecchio che gli ha comprato nonna, un apparecchio per sentir meglio, però lui ha detto che sente troppo e quindi c'era sto dibattito in atto, chissà chi avrà ragione. Apparecchio com'è? È uno? O no? Nonno! Ci sente o no? Entra in motore. Eh? Com'è sto apparecchietto? Oh! O no? O no? Nonno! O no? Nonno! Cos'è sto telecomando? No, no, fammi vedere lo sport! Oh! Come se fossi sorpreso. No, così. Oh! Come? È da guardare un po' meglio, perché questo è uno shooting. Beh, dove da guardare? Guarda dritto, però non storto. Non fa lo stupido, non fa. E tu è da guardare, dai, vai. Con questo? Con che? E devi dire... Ai, ai. Vai. Dillo. Che? Ai. Meglio, ai. Ma io... Oh, sì, senti in capo. Sono la fotografia. Guarda meglio. Che vede? Che vede? Ma vedo un cazzo. No, ma sto ragazzo che ha appena sentito? Il nuovo tormentone dell'estate. E se ve lo dice che calor? Parola di Francesco Amadore. È contento il coccodrillo. Guarda quanto è contento. È fantastico. Ma ogni volta che la senti c'è sempre il sorriso. Farà ballare tutti quest'estate, Faustino. Faustino e Carletto faranno ballare tutti, vero? O no? Tempi? E tutte quelle casse lì non c'era niente. Era campagna, fa conto. C'era il distributore e sotto c'era
Uno che vendeva, ma come ricordo che vendeva? Le mele? Di cimento. Le pere? E non le di rindello. Le pere? Oh. Che pere? Le mele? La figa. No! Questo posto? È bello. Eh? Sei contento? Che bello, eh? Quanto sei contento? Quanto? Quanto? Sì, bisogna farli respirare sti vecchi. Ma vecchio sarei tu? Eh no, certo. Eh certo. Perché non sei vecchio? No. Che sei? Non sono vecchio. Non è vecchio, non è vecchio. Punto. Oh. Portato, Sì, ma invece di portarci da me. Porci una bella figa. Che l'appoggio te li dai due botte. No! Ah no? Dove l'appoggiare? Da là, dal greppo. Quindi dal greppo appoggio uno e poi do da dietro? Che rumore dell'acqua, come... Che fa? Vedrai che da gusto, non ti preoccupa. Sì? Beh, scende i scalini qui. Poi dopo? Beh. Sotto? E tu qui c'è? Il cacatoro, no? C'è la gente in civile. Insomma, vuoi di lì poi? Oh, vuoi di lì poi? L'appoggio dal greppo invece, il greppo tanto bene. E dopo che fa? E le due trombate. Come? Che la tromba! Era per cosa l'uliva del mulino d'olio. E dopo che ci si faceva? Per far l'olio. E dopo? Dopo ci puntavano i coglioni. No! Guarda come ride, eh! Ma... Oh. Levate scemo! Mao! Mao! No, sto testa di cazzo che mi fa i coglioni! Mao! Mao! Ciao, ciao Nicolè! Ciao! Gli hai dato il numero bene o no? Ma tira il telefono addosso, tira! Tira il telefono! Mao! È un salame! Quando telefona lui, tocca sta tutte zitte! Come sono altre zitte! Dice che non ti piaceva! Oh! Sta zitto là, rompo tanti coglioni! Allora ne levi! Che? La mia? Mo' la levo! Eccolo! Alla guida, incredibile! Guardatelo! Come ci si sente a guidare una punto drillo? Ma come ti senti? Non mi accendo così! Come ti senti? Vai giù per il campo del mercato, vai giù per di qua. No, per di là, per di là, vai. Oh, guardate come la rimette. Sterzi a doppio mano. Incredibile. Tutto sotto per lui. Eccolo qua. Vai, vai. Vai, guarda come la rimette. Esperienza dedicata a tutte le coccodrille. Allora, mi dicono dalla regia che la mail da mandare per la partecipazione al video ha dei requisiti. Quindi dovete allegare il vostro curriculum con una vostra foto e chiaramente essere maggiorenni. Quindi questi sono i requisiti che mi hanno detto. Io ieri ho fatto tutte le cose al volo come al solito e mi sono dimenticato, quindi la mail ve la metto qua, scriveteci. Numero 7, so io il numero 7. Tu sei un testa di cazzo, modello stronzo. No, sì. Ma è il gioco dell'estate, ma come sono messo la tovaglia, ma la è ruba tovaglia. Pensa tra te e me. Tu mangi come un porco, io invece saluta a re. Tu come un bove. No, tu come un maiale. Tu come un bove, padre. Che è? Guarda. Bianco però non panato, bello. Hai capito? Bello, tu mangi troppo ma ti cala l'uccello. Ma a me mi frega niente. Guarda che faccia da impunito. Coccodrilli, vi chiederete perché mai... Perché mai sono vestito così? Perché son coglione. Son coglione. So essere un coglione? Cioè, c'è divieto di essere coglioni? No, io son coglione. Mi vale vestirmi da Mago Merlino? Me ce vesto. Son coglione.
Che poi diventa anche mago merdino. Comunque, ragazzi, non è vero, c'è un motivo. Intanto fate swipe, iscrivetevi al mio canale YouTube e io vi preparerò un video. Oh, 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 altro che da coglione sempre, ragazzi. Ve pensate, sempre da coglione. Però è un bello scherzo. Tanti iscrivetevi. Ah! Oh no. Arcominciamo? Fammi venire a dormire con te. L'arte di coglione, ma va a dormire se sonno. Fammi dormire con te. Ti rubi coglione da me, levati. No, oh, te il don papavro. Bella fa tutta la cosa. Le tre chiese vecchie di Bastia. Fammi vedere. E l'erde io, morto! Mannaggia il Dio! No! E mi è partito, sta a fare lo stronzo! Gli è partito, fa il pennello! Sciacco di coglioni! Ma volevo fare il pennellino! Ma il pennello dal culo! Mettilo! Mannaggia il... Oh! No, attenzione! No, attenzione! Un signore... che ti vede dopo dice tutto a tutti, è padre spio... Eccolo. Nonna Mari, tu conosci Padre Spio? Io, Padre Spio. Padre Spio, eccolo, guarda come controlla, fa la spia dopo, eh. Messo, eccolo, vedi. Guarda. Oh no! Vedo se è messo. Ma chi? Padre Spio, lo vedi. Te guarda, eh. Oh. Basta che te ne vedi. Va via! Te guarda, eh. Va bene, guarda, va via. Te guarda. Va via! No. Allora, c'hai sempre le parolacce. Sì. Coccodrilli, buonanotte. Anche oggi ci siamo divertiti, siamo stati bene. Ci vediamo domani. Domani è un giorno importante, un anno che è scomparsa la zia Gianna, quindi sarà bello ricordarla tutti insieme. Più di quanto non facciamo ora. E niente. Ma lei ci voleva vedere sicuramente sorridere, perché lei era una che sorrideva, che c'era, piaceva l'energia pazzesca. Era veramente il mio amore, cioè ve lo dico proprio davanti a 600.000 persone, era il mio amore. A domani, buonanotte, grazie mille. Ho visto che avete gradito moltissimo il cartone di Up con me, nonno Faustino. Se siete in grado di fare queste cose, ragazzi, mandatemele, perché io le adoro, cioè questi montaggi mi fanno impazzire, quindi ecco, se riuscite a fare robe del genere o avete una creatività spiccata anche con dei fotomontaggi, ragazzi, mandatemi tutto, perché io sono affamato di queste cose, mi piacciono da morire. Notte.